L'anniversario di un evento storico, specie se parliamo di cifre tonde, diventa spesso un tormentone sulla stampa mainstream. Detto questo, non si può negare che proprio grazie a quel minimo di attenzione che l'anniversario suscita su un determinato evento storico, sia possibile tornare a parlarne con un minimo di interesse del pubblico, oltre che a volte offrire nuove chiavi di lettura. Quest'anno, tra la fine di giugno e i primi giorni di luglio, saranno 60 anni da quella che alcuni storici definirono un'insurrezione legale. Si tratta delle enormi mobilitazioni di piazza contro il governo monocolore democristiano guidato da Tambroni, che si reggeva in Parlamento grazie all'appoggio determinante del MIS, il partito neofascista. Le enormi manifestazioni popolari, contro le quali la repressione del governo fu durissima, con 9 manifestanti uccisi, a Reggio Emilia, Palermo, Catania e Licata, provocarono la caduta del governo e l'avvio di una nuova fase politica con l'apertura a sinistra e la formazione dei primi governi di centrosinistra. Onorevoli senatori, mi onoro informarvi che ho presentato al Presidente della Repubblica, anche a nome dei miei colleghi ministri segretari di Stato, le dimissioni del gabinetto. Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere. Il Ministero rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti. Il centrosinistra in quegli anni significava la collaborazione governativa tra la Democrazia Cristiana, il partito di maggioranza relativa, e il Partito Socialista. Prima di soffermarci sugli eventi drammatici di 60 anni fa, occorre rapidamente contestualizzare quella fase politica. La seconda metà degli anni 50 è caratterizzata da un periodo di distensione a livello internazionale. La fine della guerra in Corea e la morte di Stalin, entrambe nel 53, chiudono il primo periodo caldo della guerra fredda. E questa fase di stabilizzazione del quadro internazionale ha un riflesso anche in Italia. Come sappiamo, nel nostro paese, dopo le elezioni politiche del 1948, le prime dopo più di 20 anni di dittatura fascista, si era affermato il predominio del Partito Cattolico, la Democrazia Cristiana, che aveva dato vita a governi di coalizione con le forze moderate laiche di centro, i governi centristi. Le elezioni politiche del 1958 avevano visto la conferma del primato della DC, oltre il 42%, ma un sostanziale arretramento dei suoi soci di governo e soprattutto la tenuta del PC, il Partito Comunista, con oltre il 22%, nonostante lo sconvolgimento di soli 2 anni prima con il 20° congresso del Partito Comunista Sovietico, la denuncia dei crimini di Stalin e poi l'invasione dell'Ungheria da parte delle forze armate del Patto di Varsavia, la coalizione guidata dall'URSS. Nella DC, ma anche in buona parte del mondo intellettuale e imprenditoriale cattolico, si apre una fase di riflessione sulla necessità di allargare l'area della maggioranza integrando il Partito Socialista che, dopo la crisi del 1956, aveva rotto la sua alleanza con il Partito Comunista. Le resistenze a questa svolta a sinistra sono però numerose e significative. Settori della Confindustria, la parte più reazionaria dell'Episcopato, la componente di destra della DC, vedono l'apertura ai socialisti come un pericolo per le loro posizioni di forza, considerando il Partito Socialista una sorta di cavallo di Troia dei comunisti. È in questo contesto di contrapposizione interna allo stesso partito di maggioranza che si arriva alla formazione del governo Tambroni, che ottiene una maggioranza alla Camera l'8 aprile 1960 con 300 voti favorevoli, esclusivamente DC e MSI, e 293 voti contrari. L'approvazione con i voti decisivi dei neofascisti provoca una grave crisi interna alla DC. Alcuni ministri si dimettono e il partito
decide di appoggiare una nuova trattativa con l'obiettivo di allargare la maggioranza ai socialisti. A fronte delle difficoltà della trattativa, il presidente della Repubblica, Gronchi, rifiuta le dimissioni del governo Tambroni e, basandosi sulla fiducia ottenuta alla Camera, invita Tambroni a presentarsi anche al Senato per garantire un governo provvisorio. Il governo provvisorio, Tambroni, avrà però una durata molto più breve del previsto, perché i neofascisti dell'MSI passano immediatamente all'incasso per il loro ruolo decisivo. Nonostante le proteste che si diffondono nel paese, chiedono ed ottengono l'autorizzazione a svolgere il loro congresso a Genova, città medaglia d'oro della Resistenza. Genova fu una delle poche città liberate dalle forze partigiane prima dell'arrivo degli angloamericani, con l'ulteriore provocazione di prevedere l'apertura del congresso con un discorso di Basile, che era stato prefetto fascista di Genova durante la Repubblica di Salò, responsabile delle deportazioni di alcune centinaia di lavoratori nei campi di lavoro della Germania nazista. Dopo una serie di manifestazioni che vedono una grande partecipazione popolare e accesi comizi, soprattutto del socialista ligure Sandro Pertini, che nel 1978 diverrà presidente della Repubblica, a Genova viene indetto per il 30 giugno uno sciopero generale. Sarà l'avvio dell'insurrezione legale. Vecchi partigiani tornano attivi, affiancati dai portuali genovesi e a sorpresa da una massa di giovani antifascisti. Contro questo inatteso fronte comune, la polizia risulta sostanzialmente inadeguata. La Celere, e in particolare il tristemente noto battaglione di Padova, è in difficoltà. Il ministro dell'Interno, il democristiano Giuseppe Spataro, perde il controllo della piazza e il congresso del Movimento Sociale viene annullato. Lo scontro politico in atto, anche all'interno della stessa DC, tra i sostenitori dell'operazione Gronchi-Tambroni e chi spinge verso l'apertura ai socialisti con l'avvio di una fase politica nuova, è durissimo. Allo stesso tempo, le forze dell'ordine premono per un'immediata vendetta dello smacco genovese. Una nota riassuntiva del 3 luglio sulle giornate genovesi, inviata dal prefetto Pianese al Ministero dell'Interno, suona a questo proposito come particolarmente sinistra. Contro la vera e propria guerriglia messa qui in atto per avere il sopravvento, non resta che colpire a distanza i singoli gruppi e snidarli, il che ovviamente non può farsi se non facendo uso delle armi o dando alle forze di polizia nuovi mezzi idonei allo scopo. L'occasione della vendetta arriverà con le manifestazioni che si susseguono contro il governo. I carabinieri a cavallo, guidati dal maggiore D'Inzeo, caricano duramente il 6 luglio i manifestanti a Roma, a Porta San Paolo, picchiando selvaggiamente alcuni deputati del PC e del PSI presenti in piazza. Il giorno successivo, a Reggio Emilia, la polizia torna ai vecchi metodi scelbiani, aprendo il fuoco in momenti e luoghi diversi, contro una manifestazione di operai delle officine reggiane in sciopero, uccidendo 5 persone. Dilaga ancor più forte la protesta in tutta Italia, con la CGIL che proclama lo sciopero generale, e in Sicilia di nuovo la polizia apre il fuoco sui manifestanti, provocando altri 4 morti. Nonostante la repressione assassina, le proteste non si placano. Il governo Tambroni è costretto alle dimissioni il 19 luglio. Le giornate del giugno-luglio 1960 sono un passaggio fondamentale della storia dell'Italia repubblicana. Non solo perché, a soli 15 anni dalla fine della guerra, viene spazzato via il tentativo di donare una nuova legittimità agli eredi del regime fascista, ma anche perché, in questo conflitto di piazza, emerge con un ruolo fondamentale un nuovo soggetto sociale, che sarà poi protagonista dei 2 decenni successivi, i giovani.
Alla fine degli anni 50 e nei primissimi anni 60, i giovani italiani acquistano una visibilità prima sconosciuta. La gioventù, che in una società poco dinamica aveva avuto un momento di gloria solamente nella propaganda retorica e bellicistica del regime fascista, balza all'attenzione dell'opinione pubblica con comportamenti, culture, forme di socialità specifiche. Il primo impatto è duplice. Sulla rombante moto del selvaggio e sulle auto sportive scattanti e fiammeggianti arrivano direttamente dagli USA i teppisti nostrani, i Teddy Boys all'italiana. Con le magliette a strisce, i pantaloni a tubo, nelle piazze italiane, a Genova in particolare, una nuova generazione di antifascisti esce allo scoperto. Questi giovani antifascisti, poco controllabili dalle organizzazioni di partito e dai sindacati, pronti all'azione diretta, svolgono un ruolo fondamentale nei durissimi scontri che impediscono l'apertura del congresso del MIS. Molti giornalisti, descrivendo gli scontri, noteranno stupiti il carattere combattivo di questi giovani, inaspettati partecipanti alle manifestazioni. Alla fine della giornata di scontri, su 59 arresti, ben 16 avevano un'età compresa tra i 17 e i 20 anni. Perché così giovani? Si domanda l'editoriale del settimanale L'Espresso dopo le grandi manifestazioni che avevano portato alla caduta del governo Tambroni. I ragazzi con le magliette a strisce non furono un fuoco di paglia. Due anni dopo, nel 1962, il giovane arrabbiato di fabbrica, come lo definì Livio Zanetti sull'Espresso, quel giovane operaio meridionale che negli anni del boom economico era il cuore degli imponenti flussi migratori che dal meridione andavano verso le grandi città del triangolo industriale del nord, fu protagonista dei durissimi scontri di Piazza Statuto, a Torino, contro la firma di un accordo alla Fiat da parte del sindacato giallo che cercava di metter fine a una lunga vertenza. Poi venne il 68 e l'intero decennio successivo. Con l'anniversario dell'insurrezione legale ricordiamo quindi non solo la caduta del governo Tambroni e l'avvio della stagione politica del centro-sinistra, ma anche l'irruzione sulla scena politica dei giovani che nel corso del decennio diverranno sempre più uno dei principali attori di una fase di conflittualità politica e sociale che non ha paragoni nella storia italiana.